L'attore e la sedia. Ciao, benvenuti a tutti. Io sono Luana. Questo è un video di monologo comico. Sì, ce l'ho fatta. Questo è uno dei monologhi più famosi di Franca Valeri. Ah sì, quello del marito che ritarda. Come fa a saperlo? Ho letto il titolo. Non ve lo spiego perché si capisce abbastanza da solo. E perché tanto vi ho messo il link del video originale in box descrizione. Dai, spero che vi piaccia. Giulia! Pronto? Mamma, sei te? Se è tardi perché mi telefoni? Ah, ti devo da chiamare io? E non mi sono ricordata, mi stavo a riposare. E no che ancora non avevo mangiato, Giovanni ancora non è venuto. Ma che ti devo dire, di solito quando che sono le 8 sta a casa, capito? Perché che ne so? È mezzanotte. Mamma, vedi un po'. Perché mezzanotte quanto fa? E 24? E le 8? E 20? 1, 2, 3. Stai ritardo di 4 ore, che devo stampena? Ah, te già avresti telefonato, ho capito. E ma se mezzanotte mica ce lo trovo in ufficio, capito? Ah, può essere sentito male. Vabbè, dai, ci provo io. Ti saluto, mamma. Salutami papà, e Maria, e Giuseppe, e Sola Visone Sigliebussi, in bacio al pupo. Fammi provare a chiamare all'ospedale, va? Hai visto mai? Dovesse essere stavolta buona. Pronto? Ospedale? Senta, che per caso c'è stato ricoverato qualcuno dei cognome Ciccioni del nome Giovanni? Caso troppi? Beh, ma questo se dovrebbe da ricordassa, perché stava tanto bene. Ah, solo cronici? Ho capito. Senta, in caso per incidente rispondono sempre loro? Grazie mille, arrivederci. Salve, salve. Mamma mia, un altro numero si merge ardito. Tanto mi dolgono una cosa tremenda proprio. Pronto? Soccorso? Senta, mi scusi tanto. Che per caso c'è stato un incidente di motoscooter? No, perché mio marito non c'ha la macchina e non va a piedi. Grazie mille, come non detto, arrivederci. Salve, salve, salve. Madonna del divino, mi tocca da chiamare l'obitorio. Se no mamma si arrabbia. Quella sempre l'obitorio ho chiamato quando che papà tardava. Tanto affezionata. Pronto? Obitorio? È Sor Mario? Salve, sono la figlia della Sora Augusta, quella maritata Ciccioni. Senta, che ci sta niente per noi? Grazie mille, come sempre, Sor Mario, come sempre. Ah, ma che gli posso dire? Mi sento un po' fiacchietta, sa, con sto scirocco. E lei? Sta bene? I pupi? E la signora? Tante care cose, Sor Mario, arrivederci, a presto, salve, ciao, ciao, ciao. Voglio provare a chiamare un locale notturno. Sapendo va quello, fa 110, va, se so mai. Pronto? 110? Senta, mi scusi tanto, signorina, che mi saprebbe di il locale notturno dove che ci potrei trovare un uomo? Scostumata! Accidenti a loro, queste sempre nervose stanno che trovano marito. Voglio provare a chiamare il ranchero. Sai, sono quei locali esotici che al marito mio tanto gli piacciono. Pronto? Oddio, bacca. Senta, non mi faccio alzare la voce che non c'ho fiato, eh. Senta, che per caso c'è sta lì da voi mio marito? Beh, io potrei dire nome, scusi. Ah, non si può far sentire. Oh, credo bene. Senta, ma questo dovrebbe aver notato, sa, perché tanto è moro come io sono bionda, sa,
sono quei contrasti di chi ce l'ha ce l'ha. Pensi che quando ci siamo sposati, che siamo usciti dalla chiesa, si è fermato il quartiere. Basta per dispetto della natura. A pupa mi è uscita castana. Ma quella mi ha pianto la suocera, come che mi è entrata dentro casa, che si era rotta il femore. Tanto ho pianto in sala parto. Pronto? Mo se mi telefona mia madre e non l'ho trovato, che gli dico a quella? Ma che è sto rumore? Che viene dalla camera? Ma che c'è qualcuno? Ha sei idee? Ma che ora sei rientrato? Alle 7:30? Non t'avevo proprio sentito. Bene, spero che questo monologo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Niente ragazzi, solita cosa, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.